visto con Matrix un modello che ci dà l'idea della tendenza dei prezzi. Ora io invece vorrei concentrarmi su quest'altro modello, sempre quantitativo, che invece ci dice quando i prezzi si trovano in un momento di eccesso statistico, troppa euforia o troppa paura. D'accordo? È qualcosa di complementare, evidentemente, rispetto al modello precedente, e usando entrambi si riescono a costruire davvero sistemi di trading automatici molto interessanti, o per chi vuole rimanere nell'ambito, no, dell'analisi discrezionale, si riesce ad avere un'idea abbastanza completa dei parametri che costituiscono l'andamento di una serie storica. Bene, anche qui da bravo fisico comincio a seguire una strada deduttiva e perciò parto da alcune ipotesi. Le prime sono quelle che abbiamo visto prima dell'analisi tecnica, quindi il prezzo sconta tutto, non serve a guardare i fondamentali e quant'altro. La storia si ripete perché c'è omogeneità all'interno delle componenti che costituiscono il mercato e anche all'interno delle loro azioni. Quindi passiamo ad una ipotesi chiave: l'esistenza di un fair value, di un valore giusto. Questa non ce la dice l'analisi tecnica. L'esistenza di un fair value è postulato, diciamo così, dall'analisi microeconomica fondamentale, come volete. Questo ci dice che i mercati, o meglio, le attività finanziarie hanno un loro valore intrinseco giusto a seconda di tutti i valori fondamentali, eccetera, eccetera, che però questi si scostano, cioè i prezzi dell'attività finanziaria si scostano dal valore giusto, in quanto ci sono motivazioni prevalentemente di tipo emotivo, psicologico o quant'altro, che portano ai disallineamenti del valore, diciamo così, registrato rispetto al valore giusto. Certo, ci si deve attendere che poi ci sia un rientro verso il valore giusto da parte di questi disallineamenti. Bene, un'altra ipotesi che useremo in maniera molto forte è che i prezzi sono frattali. Cosa vuol dire? Che io posso trovare un certo comportamento di prezzo su diverse scale temporali, perciò non potrò limitarmi a considerare un solo orizzonte temporale, che ne so, l'ipercomprato e l'ipervenduto di un RSI a 14 periodi, ma devo farlo considerando l'RSI a 2, 3, 4, 5, 10, 100 periodi. Questo ci dice questa ipotesi. Insomma, abbiamo anche questa volta l'obiettivo da centrare, un bel programma di lavoro, e noi cominciamo subito a svolgere il compitino. Allora, dobbiamo quindi trovare quali sono i valori di prezzo che risultano essere estremi nel mercato, e il fatto che esistano ci viene dall'ipotesi che il mercato, insomma, si comporta sempre nello stesso modo. Pensate, siamo presi di un rialzo di prezzi, a un certo punto qualche venditore dirà: beh, qui comincia a essere conveniente vendere, conveniente, no, rispetto a cosa? A un ipotetico più o meno dichiarato fair value. E l'ampiezza entro cui questo stesso investitore comincerà ad intervenire è tipicamente sempre la stessa, perché lo caratterizza nel suo DNA. Facendo poi la somma di tutto quello che succede, no, su un sistema complesso come questo, su tutte le classi di investitori, abbiamo effettivamente una azione che su livelli specifici di spostamento rispetto al fair value si fa sentire in termini di vendita, cioè comply rispetto alla tendenza di partenza, e questa azione porterà con la sua stessa essenza, non soltanto di vendere, da prima a un rallentamento della salita dei prezzi, ma eventualmente anche poi addirittura a una fase di inversione di tendenza. Quindi siamo corroborati da questa idea, cioè dall'omogeneità delle costituenti del mercato, per andare a cercare eventualmente l'esistenza di valori di prezzo che si scostano in maniera eccessiva dalla media al punto da portare a un'inversione di tendenza. La seconda cosa che vogliamo fare è considerare una quantità elevata di scala temporale. Questo perché? Perché abbiamo bisogno, l'abbiamo detto prima, di capire non solo cosa succede magari a 14 periodi, ma cosa succede a 15, 16 e così via, in quanto i prezzi hanno un comportamento frattale. E non possiamo ignorare questo fenomeno, dobbiamo tenerne conto considerandole tutte le scale temporali che noi possiamo studiare. Eccoci dunque, come prima, al lavoro. Cosa facciamo? Consideriamo la serie storica dei prezzi, tanto ci basta per le ipotesi di analisi tecnica. E ricerchiamo il prezzo giusto. E facciamo il primo salto di astrazione. Quale sarà il prezzo giusto? Non lo sa nessuno. Però una buona stima può essere quella di considerare la media dei prezzi precedenti. D'accordo? Bene. Inoltre, la natura frattale dei prezzi, cioè il fatto di dover considerare diversi orizzonti temporali, ci spinge a che cosa? Ci spinge a parametrizzare rispetto all'orizzonte temporale la media, e quindi caschiamo esattamente in un oggetto molto ben noto che è la media mobile dei prezzi. D'accordo? Bene. A noi cosa gli interessa? Se la media mobile di prezzo ci dà, tra virgolette, il prezzo giusto, non interessa lo spostamento di prezzi attuale rispetto al prezzo giusto, no? Ok?
calcoliamo la differenza percentuale di prezzo che c'è tra la media mobile dei prezzi e il prezzo giusto. Otteniamo quindi questo valore che ho chiamato delta, che parlo con poca fantasia in realtà, ed è un parametro che dipende dall'orizzonte temporale T grande. Vediamo come è fatto questo delta, considerando ad esempio la serie storica dell'euro-dollaro con dati giornalieri. No? Vedete, delta è rappresentato in azzurro e abbiamo quindi la misura della differenza tra i prezzi, qui in nero, e la loro media mobile, che troviamo ancora una volta in azzurro. Come potete vedere, in questo momento delta, questo è lo zero, va bene? Delta si trova su un valore molto elevato, 5,6. Perciò chiunque di noi potrebbe dire, beh, guardando questo grafico, visto che delta è il valore più elevato mai visto prima, penso che siamo in presenza di un estremo statistico. E quindi magari provo ad azzardare qualche posizione corta su questo strumento, d'accordo? E nell'orizzonte temporale, vedete, dei 30 periodi, 30 giorni. Ok, questo è vero. Ma io ho bisogno di un metodo quantitativo che non dia spazio, no, alle incertezze su delta può essere o meno ipercomprato o ipervenduto. Come faccio quindi a capire se delta è ipercomprato o ipervenduto? Sfrutto ancora le ipotesi di prima e la statistica. Calcolo, cioè, la distribuzione dei delta, la vedete qui rappresentata, d'accordo? Quindi vedo quante volte delta vale 0, è l'equilibrio. Quante volte vale l'1%, quante volte vale il 2%, il 3%, il 4%, il 5% e così via. E quante volte vale meno 1, 3 fino a meno 5. A questo punto considero le code e dipingo di azzurro l'area da essere sottesa pari all'1% dell'area totale, no? Questo è un modo per dire, cerco di capire dove, insomma, cade la soglia tra valori che posso definire di ipercomprato o valori che invece considero normali. E questo ha anche un immediato significato a livello di confidenza, perché se un valore di delta ricade all'interno di quest'area, io so che storicamente ho definita quest'area come l'1%, il 99% di probabilità che delta invece torni ad essere più piccolo nel futuro, d'accordo? Questo non sembra un immediato effetto sui prezzi in realtà, però diciamo che ci può servire molto per capire come potrebbe evolvere il mercato nell'immediato futuro. Bene, identificato quindi quale può essere il livello di ipercomprato e di ipervenduto in maniera statistica e oggettiva, e questo ovviamente per ogni attività finanziaria la sua distribuzione di delta, no? E così via, facciamo un ulteriore step, che è quello di dire cosa succede quando cambio scala temporale. Vi ricordate? Era una delle cose che ci servivano. Non possiamo guardare una sola scala temporale, perché il mercato è frattale e ciò che succede in una scala poi si può ripercuotere un po' all'effetto farfalla su tutte le altre scale, d'accordo? Quindi, per cominciare, cosa succede quando sto guardando delta, per esempio, su un orizzonte temporale 10 volte più ampio rispetto a quello che ho visto precedentemente? Succede questo, che delta qui vale 0. Caspita, la stessa configurazione di mercato sui 30 giorni è in forte ipercomprato, quindi aspetto un rientro, ma sui 300 giorni invece risulta essere in perfetto equilibrio. Questo è ciò che noi dobbiamo vedere dalla nostra analisi, e lo dobbiamo fare considerando tutte le scale temporali intermedie, d'accordo? Ecco, noi dobbiamo allora trovare uno stratagemma per, in maniera facile, intendiamoci, senza veramente andare a guardare tutte le scale temporali, no, ma per poter cogliere un colpo d'occhio questa cosa, una maniera facile per rappresentare tutte le scale temporali in un solo grafico, senza ovviamente avere un gran marasma attorno. Come facciamo? Primo step, invece di considerare la distribuzione come abbiamo visto precedentemente, vi ricordate quella con la specie di campana, consideriamo dei colori. Qui vediamo la campana messa in verticale e coloriamo in azzurro i valori centrali della campana corrispondenti a delta. Via via che ci allontaniamo e arriviamo verso le code, cioè verso i valori estremi che noi ci interessano, andiamo verso colori più caldi fino ad arrivare al rosso. Io riservo il rosso per dipingere quelle zone che hanno una probabilità del 5% di essere toccate, sia verso l'alto sia verso il basso, d'accordo? Vedete che la campana l'ho messa in verticale, cioè da orizzontale che era prima detta, io l'ho messa in verticale perché mi sto preparando a un bel salto. Allora, l'ho messa in verticale, ora faccio un primo salto. Invece di avere qua i valori di delta, come avevo prima, 0, 1%, 2%, voglio avere qui rappresentati i valori di prezzo corrispondenti a quel delta.
come faccio a calcolare i valori di prezzo corrispondenti a quel delta, inverto la definizione che abbiamo dato prima di delta stesso, d'accordo? Quindi parto dalla media mobile e calcolo uno spostamento in su e in giù rispetto ad essa più pari a delta per cento, e lì avrò il mio valore di prezzo corrispondente a quel delta, d'accordo? Forse state arrivando dove poi sono arrivato anch'io a questo punto, no? Allora abbiamo una banda verticale, no? Con i valori di prezzo sempre disposti in verticale, viene spontaneo fare questo. Allora, consideriamo l'ultimo prezzo, vedete, di una serie storica, eccolo qui. A questo punto consideriamo l'orizzonte temporale T grande. Bene, mi sposto a destra dell'ultimo prezzo esattamente di T grandi sessioni. Calcolo la distribuzione dei delta, quella colorata, che è già in verticale con i prezzi, e caspita, la appiccico esattamente in corrispondenza di T, d'accordo? Quindi se io voglio sapere qual è la distribuzione colorata dei delta in un qualunque orizzonte temporale T, non faccio altro che spostarmi esattamente di T, dove mi serve, insomma, a destra nel mio grafico, e vedere la banda colorata verticale che sto ottenendo quale essa sia. Facciamo un po' di esempi. Allora, qui vediamo ad esempio T uguale a 2. Per T uguale a 2 prendo la banda colorata che corrisponde alla distribuzione dei delta del periodo 2 e vedo che l'ultimo prezzo, che qua ho proiettato in orizzontale per comodità, casca nel valore rosso della banda per T uguale a 2. Questo cosa vuol dire? Che sull'orizzonte temporale delle due sessioni, due giorni, il prezzo è in questo momento in ipercomprato. Bene? Ma guardate come la stessa cosa può cambiare cambiando orizzonte temporale. L'abbiamo visto prima, ricordate, in maniera un po' empirica, qua la ritroviamo. Disegno la banda corrispondente a T uguale a 3, cioè considero l'orizzonte temporale di 3 giorni, ne calcolo la distribuzione colorata, la metto in verticale rispetto sul prezzo e vedo che l'ultimo prezzo cade sul giallo. Qui non si può dire che il prezzo sia ipercomprato o ipervenduto, c'è una debole tendenza a essere ipercomprato. Vado avanti, considero la banda numero 4 e la numero 5, quindi orizzonte temporale di 4 e 5 giorni, e vediamo che qui il prezzo risulta essere in equilibrio. Allora, voi immaginate di fare questo lavoro per T che va da 1 a 60, a 100, a 200, che rappresentava graficamente. Otterrete con un solo colpo d'occhio tutte le indicazioni di ipercomprato e di ipervenduto su tutte le orizzonti temporali contemporaneamente, ok? E la cosa effettivamente assume questo aspetto. Bene. Questa, quindi, avete capito che cos'è? È la figura colorata che ci dice su un certo orizzonte temporale T se il prezzo è ipercomprato o meno. Allora, come leggere questo grafico? Vediamolo bene. Abbiamo delle suddivisioni verticali che si rappresentano lo scorrere del tempo, un mese per ogni suddivisione verticale, nell'esempio che sto facendo vedere. Quindi, se io vado a vedere la banda colorata, d'accordo, andrò a recuperare questi orizzonti temporali sul punto che vedete qui evidenziato, un orizzonte temporale di un mese, va bene? Su quest'altro punto un orizzonte temporale di due mesi e infine un orizzonte temporale di tre mesi. Ovviamente con tutti quelli che ci stanno in mezzo, se io voglio un mese e mezzo non faccio altro che andare a vedere la metà tra l'uno e due mesi e così via. Bene, che indicazioni ci dà questo grafico? Ce ne dà veramente tante, io non entro neanche troppo nel dettaglio perché poi ogni analista, questa cosa viene distribuita a soggetti istituzionali, ogni analista dà la sua interpretazione, c'è chi ci vede un movimento di prezzo, io lo uso così e l'ho pensato così, l'ho pensato nell'identificazione di bande di ipercomprato e di ipervenduto sul più o sul temporale, cioè io guardo solo dov'è la fascia rossa, non mi interessa dove sta per esempio la fascia blu, la fascia verde, eccetera eccetera. E dico cosa quindi? Che sull'orizzonte per esempio di due mesi o più il prezzo dell'aerodollo potrebbe raggiungere un'area di resistenza attorno a 1,40, 1,42, d'accordo? Cosa mi dice anche questo grafico contemporaneamente? Che in questo istante, ora vedete che qui siamo sul rosso, e andando avanti fino a quasi due mesi, il prezzo dell'aerodollo di allora, che era il 11/7/2012, risultava essere una banda di ipervenduto su tutti questi orizzonti temporali, e quindi ho una forte confidenza sul fatto che questo strumento debba in qualche modo perlomeno rimbalzare. Poi non so che giro faccio qua sopra, se vada su diretto, se stia qua a basso in mezzo del codice, io non lo so, però so che sicuramente non può andare con una confidenza del 95% al di sotto di questi valori. Se poi amplio leggermente l'orizzonte temporale e scendo un pochino, d'accordo, lo vedete qui, ecco
che riusciamo a dire che qua ci potrebbe essere spazio eventualmente per Erodoto di approfondire quel minimo che ha segnato. Questa è l'interpretazione di Extreme. Ora, noi in RedX utilizziamo dei modelli un po' più complessi per ricercare la distribuzione. Questo perché? Perché la distribuzione che noi andiamo a leggere nello strumento finanziario dei Delta, siccome è preso su un intervallo di storia abbastanza piccolo in generale, no? Può essere che manchi di qualche valore estremo. Allora io devo cercare un qualche strumento matematico che mi consenta di, come dire, completare la distribuzione come se avesse 100 anni di storia, faccio per dire. Cosmint è fatto facile e comunque è sempre un salto di astrazione. Se volete saperne di più, non fate altro che andate a vedere il mio canale YouTube dove indico, insomma, una serie di motivi per cui le distribuzioni Levi Pareto stabili sono proprio adatte per questo tipo di scopo. Ma qui non vi preoccupate, fermo la slide e vado avanti perché risulterebbe sennò un po' troppo complesso da seguire. E arriviamo alla classica domanda, cioè: questo modello funziona oppure no? Sicuramente funziona a priori, perché l'abbiamo definito noi a livello storico, quindi già sappiamo che c'è il 95% di probabilità, bla bla bla, questo storicamente, voglio dire, no? Certo, c'è qualche passaggino che abbiamo fatto un po' delicato, come per esempio passare dal delta ai prezzi. Questo implica un'ipotesi, cioè che la media mobile sia costante nel corso delle proiezioni future, e non sempre è così. Però insomma, diciamo, ce ne curiamo non troppo, e diciamo che per un utilizzo interpretativo questo strumento dà delle ottime indicazioni ai trader e agli investitori professionali. Tuttavia può essere anche impiegato nella costruzione di sistemi di trading, perché in effetti quelle bande colorate sono numeri, e quindi sta a voi poi per esempio vedere l'array dei numeri che sono compresi nell'ultimo prezzo, che colore assume, no? Cioè qual è il quantile di delta su ogni orizzonte temporale, e poi prendere da voi una vostra decisione. Sicuramente è molto utile quando tutti gli orizzonti temporali sono coincidenti, cioè quando la linea verticale dell'ultimo prezzo taglia tutte le zone rosse, perché a quel punto davvero ha una probabilità molto elevata su tutte le orizzonti temporali che ci sia un movimento di tipo contrario. Anche qui, se volete vedere un po' alcuni post, no, relativi a questo modello, basta che andiate a vedere la nostra pagina Facebook. Vi prego di fare mi piace, se vi piace veramente, se no non importa, e potrete verificare che in data certa ci sono dei post con relative poi conseguenze sul futuro. Io ve le ho riportate qua, ho tre esempi. Perché ho messo tre esempi? Perché volevo farvi vedere alcune chiavi di lettura che vengono date a questo tipo di modello. Allora, il primo esempio è questo, vedete, la data certa è l'8/12/2011 sulla pagina Facebook. In blu io metto ciò che il mercato ha fatto veramente dopo, che però il modello non sapeva allora, ovviamente, no? Ecco, come vedete, in qualche modo, un po' come se fosse una palla da biliardo, no? Il mercato rimbalza, senza sapere bene dove, all'interno comunque della zona verde. Ed è questo il vero significato di Extreme, nulla più. Cioè io non vado a vedere come farà un movimento così a S, come fanno alcuni dei miei clienti, no. Io semplicemente dico, in qualche modo ci sarà un movimento che verrà contenuto, magari rimbalzando, o magari no, perché può anche non toccarle quelle bande rosse, rimbalzando su queste sponde, no, da biliardo, come se fosse una specie di canale. Inoltre vedete che ci sono anche dei punti, dei momenti, in verità rari, dove la zona blu va sopra il rosso. Ma questo è ovvio, perché abbiamo detto che se c'è il 95% di probabilità che non ci vada, l'altro 5 invece è lì ben presente, perché ci guarda che per quanto poco delle volte ci può andare anche sulle zone rosse. E questo quindi è un tipo di interpretazione che possiamo dare. Ve ne do un altro esempio. Se funziona. Penso che non funzioni più. Questo è defunto, si è spaventato e quindi non ci fa andare a mano, mi spiace molto. Qualcuno può dare una mano? Se no provo a vedere io se riesco per qualcosa. Però poi dice in esecuzione, io la termino e la riproviamo. Vediamo se riusciamo ad andare rapidamente al punto che ci interessa a noi. Allora, ci tenevo a farvi vedere altri due esempi di interpretazione di Extreme, no? Eccolo, questo è l'esempio 2, lo vedete, vediamo se riusciamo a metterlo a questo punto a pieno schermo.
va lentissimo e malissimo. Questo computer davvero è favoloso, sta facendo vedere un esempio. Vabbè, non voglio parlare di sistemi operativi. Allora, forse si vede meglio fino alla presentazione. No, vabbè. Come potete vedere, comunque, in piccolo, d'accordo. In questo caso, data certa 17.5.2012, abbiamo avuto questo tipo di proiezione di prezzi e il mercato, questa volta, al contrario di prima, non è andato su e giù come una palla di biliardo, no? Ma è rimasto appiccicato, se vogliamo dire così, all'area rossa. Anche questo può succedere, d'accordo? Questa è un'altra chiave interpretativa. Certo, possiamo dire di sicuro che questo livello di prezzi, stiamo parlando del Bloomberg Futures, d'accordo? Che è circa 142-143, rappresenta un forte livello di resistenza. Su quali orizzonti temporali? Su tutti quelli che stiamo studiando. Quindi insomma una operatività di un trader, di un investitore, eccetera, potrebbe tenere conto di questo aspetto. Vediamo se ci fa il piacere di vedere anche il terzo grafico, oppure se devo rifermare tutto. Oppure no? Un secondo. Allora. Che fortuna che è capitato alla fine. Immaginatevi dovessi fare questa cosa ogni volta. Allora. Forse perché c'è qualcosa qua che sta girando, no? Non lo so. Faccio vedere qui senza bisogno di metterlo a pieno schermo, che tanto poi viene piccolo. Ecco, questo invece è un esempio ulteriore nel quale il prezzo sente il supporto identificato dalle linee rosse, d'accordo? Siamo a 12.7.2012 e parliamo dell'euro dollaro, anche questo è pubblicato su Facebook in data certa, non si può barare. E dopo aver sentito questo livello si avvicina pian pianino verso la zona centrale. Può essere benissimo, anche questa è una possibilità, d'accordo? Bene, io concluderei l'intervento senza far partire l'animazione che avevo fatto, era molto carina, ma non importa, pazienza, dandogli semplicemente l'ultima slide, che è per me anche la slide più importante di tutte, perché veramente avrei piacere di rimanere in contatto con voi, di scambiare opinioni, insomma, come minimo. E allora, appunto, se desiderate avere magari le slide, potete tranquillamente scrivermi a questo indirizzo, sarà un mio piacere inviarvele. Se desiderate rimanere in contatto con me, io sono su LinkedIn, basta che cerchiate Riccardo Donati, e Redex, la mia azienda, si trova in Facebook, basta fare like e ricevere degli aggiornamenti, tra cui quelli di Marco ed Extreme. Ovviamente sarebbe mia grande gioia poter leggere qualche vostro commento su questi modelli o su qualunque altra cosa di attinente.